Eccoci con mister De Golessi, una prima forse indimenticabile, 4-0, abbiamo visto primi abbozzi, primi concetti di un progetto tattico intrigante che però poi dovrà essere sviluppato e, come dire, tarato al meglio anche nel corso della preparazione e poi anche con l'inizio del campionato. Sì, credo che 20 giorni adesso che stiamo lavorando tanto, con lo staff siamo applicati tanto per cercare questi ragazzi di farli divertire, di avere un gioco divertente, aggressivo il più possibile. E la migliore risposta credo che sia stata oggi questa partita. E i ragazzi stanno applicando tantissimo, si meritano questi risultati qui, perché dal primo giorno hanno mostrato una concentrazione su ogni cosa preparata in una maniera impeccabile. Poi le partite, come sempre, si decidono sugli episodi, si passa da quella parata di Moraglio sulla conclusione di Faedo, poi avete dilagato, probabilmente vi siete sbloccati e anche grazie a un finale forse non al meglio della sua propria condizione avete di fatto ipotecato poi il passaggio del turno. Beh sì, credo che soprattutto nei primi minuti del primo tempo io credo che abbiamo fatto molto bene con la pressione alta, bella, fatta bene, recuperando bene palla e lì dovevamo far gol. Secondo me abbiamo avuto 3-4 situazioni nei primi 10 minuti da poter andare in vantaggio. Poi c'è stato secondo me un periodo di stallo dove hanno avuto loro un'occasione che non hanno fatto gol e noi sì, di lì la partita poi è cambiata completamente. In conclusione, due volti in uno stesso reparto, Berretta che realizza la sua prima rete, dall'altro un Piacentini che sembra non uscire da questo suo tunnel con questo ennesimo probabilmente risentimento muscolare. Credo nessun tunnel per Piacentini, sono sicuro che Riccardo quest'anno farà tanto, so che lo farà anche per me. Quindi sono convinto che Riccardo quest'anno farà una grande annata e lo vedremo presto in campo, non ha niente di che, credo sia solo un affaticamento e al più breve sarà in campo. Per quanto riguarda Berretta, come ho detto già ai tuoi colleghi in precedenza, stiamo parlando di un 2005 da prendere con le pinze. Logico che dal primo giorno, non lo nego che l'ho visto qualcosa di diverso dentro questo ragazzo.